Farmacia Mangiolino, dottoressa Antonia, via Cesare Battisti 155 a Mola di Bari. Telefono 080 473 10 35. Mi fa piacere di rivedere costantemente. Analisi infanzia, dermocosmesi, fitoterapia, omeopatia protesica, sanitaria, celiachia, diabete. Fare l'amore. Farmacia Mangiolino, dottoressa Antonia, via Cesare Battisti 155 a Mola di Bari. Il telefono 080 473 10 35. Ma che piacere all'improvviso, accendo piano il tuo sorriso. Buonasera, bentrovati allo speciale notiziario, siamo in diretta, sono le 35, le 20:35, naturalmente questa trasmissione poi va in replica a mezzanotte, però la trovate sempre sul web, come tutte le cose che facciamo sul web, sono sempre lì, quindi li potete rivedere quando volete. L'ospite di stasera è Giovanni Giardinelli, che è il presidente dell'Associazione Attività Produttive Molese. Un'associazione, penso, che è nata da poco, anzi sì, pochissimi mesi, nasce dalla protesta nata per quanto riguarda la tassa sullo smaltimento dei rifiuti, protesta che si è fatta presso il comune di Mole, quindi ci sono state diverse persone che si sono associate per portare avanti una protesta. Protesta con risvolto positivo, perché l'amministrazione ci è venuta incontro su alcune richieste, il fatto sì che per alcune categorie è stata addirittura dimezzata la tassa sui rifiuti. Naturalmente non si dà tutto per scontato, perché adesso andiamo incontro delle elezioni, portare avanti questo tipo di argomento con il nuovo o il futuro sindaco di Mola, affinché le associazioni devono essere sgravate di qualche tassa. Quindi da chi è composta questa associazione? Soprattutto da commercianti? No? L'associazione è formata da commercianti e attività produttive che stanno sul territorio. E quindi... Ma oltre alla protesta, non, perché non penso che un'associazione nasce solo per fare una cosa, perché sennò sarebbe un comitato che si riunisce, fa la protesta e poi finisce. Penso che invece un'associazione di commercianti che a Mola forse sì, manca, perché nel passato la Confcommercio così cercava di rappresentare i commercianti, poi la Confcommercio penso che in questo momento non esista, oppure... e forse sulla carta. Come è nata? Questa situazione nasce perché dei commercianti vogliono essere protagonisti. Protagonisti sul territorio molese vogliono avere anche il loro diritto di parola nel fare qualcosa per il paese. E ci sono. Anche il comune stesso adesso finalmente c'è un interlocutore con cui ragionare e discutere quelle cose. Cioè sedersi a un tavolo con l'amministrazione è un passo per noi. Attività è un passo anche per loro, condividere, certo, e trovare una soluzione entrambi. Ma ci sono molti commercianti, oppure come al solito sempre i soliti pochi che si interessano e gli altri invece? Come tutte le cose che io dico sempre, quando vai ad intaccare la tasca di una persona sono tutti presenti, quando poi devi dire manteniamo questo trend, si svanisce la cosa, però è compito del presidente e del direttivo far sì che la cosa alimenti la fiammella e che si porta avanti determinate cose. Senti, Gianni, com'è, o Giovanni, tu dici meglio Giovanni, senti Giovanni, com'è la situazione del commercio a Mola? Tutti piangono, tutti sono in crisi, tutti hanno problemi, è proprio così? Cioè, il discorso è questo qua, tutti quanti piangono la situazione che viene dettata anche a livello nazionale, quello che è, però... Nessuno vede nel momento di crisi cosa vuole fare, cioè tutti quanti si incontrano con la persona, dice senti io sto male, tu stai male, cosa possiamo fare? Stiamo male tutte e due. No, non deve essere così. Bisogna trovare il sistema di cosa posso fare per poter trovare un punto di traguardo, un punto di arrivo. Naturalmente cosa si fa? Se ci siamo due persone che ci ragioniamo,
la pensiamo e siamo due, se siamo tre è diversa, se siamo 100. Il pensiero di molte persone fa sì che si trovano delle iniziative da portare avanti in maniera tale che si vuole far progredire questo paese. Si tanta l'unica cosa che va è il turismo. E sul turismo c'è ancora poco. Turismo. Cosa succede? Tutti quando mi parlano di Polignano, perché differenze con Polignano. Noi abbiamo un lungomare bellissimo. 1000 persone messe su un lungomare di Mola non sembrano, 1000 persone messe nel centro storico di Polignano, il paese è pieno. Cosa bisogna fare? Bisogna abbellire il paese, bisogna far sì che la gente ecco, viene. Ci sono delle proposte che voi avete, che avete maturato in questi mesi di confronto? Nell'ambito del direttivo ci sono molte proposte, di cui quella che è la prima cosa che vogliamo fare è realizzare un parcheggio, quindi bisogna parlare con l'amministrazione, se lo vogliono fare lo facciamo insieme, in maniera tale che ci sta un bus navetta che porta le persone. Perché Mola soffre di questo, il parcheggio, tutti lo dicono, Mola sì, ha un bel fronte mare, sì. ma non ha parcheggi. Se noi vediamo come ma anche Polignano è la stessa sì, cosa. Come è collocato Mola, sia a nord che a sud ci sono diversi suoli, che là è compito nostro anche l'amministrazione, trova la collocazione per fare i parcheggi. E i suoli secondo me ci sono. Quindi collocare in maniera tale che la persona deve venire a Mola, di avere la comodità di trovare un parcheggio, di venire nel centro storico, perché lo vogliamo abbellire, vogliamo mettere qualche attività commerciale, che non è una zona morta. Naturalmente c'è anche il discorso che la popolazione molese deve cominciare a ragionare in maniera diversa. Se ci mette un'attività commerciale nel locale giù, tu che ci abiti sopra non devi stare là a intervenire, si stabiliscono le regole uguali per tutti, ciò che accade anche nei paesi limitrofi, cosa succede? Si stabiliscono le regole, l'estate all'una ci deve stare il silenzio, e si deve fare questa attività commerciale, devi dare la possibilità a un giovane, anche a una persona di una certa età, di mettersi in gioco, di aprire un'attività, però non deve stare lì a lottare con questa gente che ti vieta di portare avanti qualsiasi iniziativa che viene fatta. Quindi fra i vari settori voi pensate che soprattutto quello turistico su cui bisogna impegnarsi in maniera particolare, perché per il resto le cose non è che vanno oggi bene. Come oggi io vengo da un'attività commerciale che era presa da un'azienda di detergente, quindi c'è il termometro nella ristorazione, anche nelle aziende di produzione. Oggi come oggi, quel che dico a molte persone, c'è la possibilità che qualcuno preso da pensieri o da altre problematiche, beh, stasera mi vado a fare una pizza, mi vado a fare una mangiata, va da solo, va con gli amici, quindi come dico io sempre, fin quando si sporcano i piatti qualcosa gira. E l'obiettivo non è soltanto quello di sporcare i piatti perché la gente va a mangiare, è quello, come dico, di sporcare anche le zone, la gente deve andare anche a dormire. Quindi perché la gente deve venire a Mola? Bisogna creare qualche cosa, quindi vieni a vedere il castello. Il castello com'è? Da come vedo io posso anche sbagliare, il castello è vuoto. Io ho avuto la possibilità di vedere parecchi castelli che stanno anche sul territorio pugliese. Cioè, non addobbarlo, metto in condizione di metterci qualcosa perché posso invitare le scolaresche, la gente che viene, anche viene da parte d'Europa, c'è un castello, come era fatto in quel periodo là, arredarlo come era fatto all'epoca in cui è nato il castello, in maniera che nasce il desiderio, un castello su un lungomare bellissimo, poi viene qua, poi la cucina pugliese che fa da lezioni in tutto il mondo, quindi valorizzare, e quindi parlavamo del fronte mare. Qualche altra idea, quindi abbiamo detto i parcheggi che sono importanti perché sì, se non c'è il parcheggio diventa difficile poter venire a Mola. Oltre al parcheggio, che altro fare sul fronte mare secondo voi? Il desiderio mio, cioè il lungomare sta bene come che è stato, perché chi l'ha progettato è come uno che c'è stato anche in parecchi paesi europei, ci sono stati pure a Barcellona, una volta che ho fatto una bella zona dove ci vai a passeggiare perché ci vai a discutere, e ci vai là perché sei anche innamorato, vai sul lungomare e ti vedi il mare, quello che offre il mare, quindi è già uno spettacolo, quindi non vado più a mettere altre cose. L'altra cosa che secondo me potrebbe andare qualche panchino, qualcosa per potersi dare, per far fronte alla gente anziana. Quindi uno si va là e si rilassa. E quindi dare valorando quel bell'anfiteatro che ci sta, quindi fare parecchi spettacoli in maniera tale che se il tempo lo consente fare
far sì che la gente venga al molo perché ci sta qualche spettacolo in più. E per le attività commerciali che stanno... Le attività commerciali, e con il comune... Sono, secondo te sono ancora poche quelle che sono nate, perché sono nate alcune sono sul fronte mare, ma sono ancora poche secondo te? Uno va a investire se c'ha qualche soldo dove ci stanno le persone. Allora, se uno va... Giusto che parliamo sempre di Polignano, se uno va a Polignano va a aprire un locale a Polignano, però se il lungomare di Roma diventa veramente una cosa ambita da fare le persone, tutte quelle abitazioni che stanno sul lungomare diventano attività commerciale e dare la possibilità, e qui devo dire anche con l'amministrazione si sono fatte delle regole, sono da migliorare, perché se qualcuno vuole fare dei deos qualcosa oppure vuole adottare anche un giardino, adesso il giardino sta in stato di abbandono, dice dai la possibilità, io te lo do in gestione, me lo rendi bello in maniera tale che uno oltre al lungomare trova anche quel piccolo giardino che viene anche abbellito, far sì che tu puoi stare anche fuori, cioè la gente viene perché deve mangiare all'aperto, deve guardare le stelle, deve guardare le persone, deve avere la possibilità anche di fumare all'aperto, cioè deve stare rilassato, cioè deve trascorrere una serata in maniera che potrebbe anche essere nelle ore di una stare lì e ci sta il bar, ci sta la pizzeria, ci sta qualche altra attività, potrebbe starci anche un negozio di abbigliamento, uno esce ma vede anche qualsiasi cosa e là sì. Se uno vuole metterci costume da bagno, raccoglie il turista e vede, perché se uno vede ha la possibilità di vedere qualcosa e quanto è costato. Senti, il tempo è volato, vero? C'è qualche altra idea particolare che voi vorreste proporre oggi all'amministrazione comunale? No, adesso io come ho detto, sto dicendo a tutti i candidati sindaci, quando avrò il piacere di sapere chi sono tutti i candidati, li devo invitare, io farò data qui, potrei anche coinvolgere la televisione in maniera tale per dire cosa vogliamo fare. Dobbiamo mettere nero su bianco, non tante cose, quelle poche cose che decidiamo insieme cosa vogliamo fare, perché a me viene un'idea. A te donato potrebbe venire un'altra idea, fa sì che un'idea sia migliore dell'altra e quindi si prende in considerazione l'idea migliore. Che siano delle cose fattibili, non è che chiediamo chissà che. Sì, cosa. Perché molte volte basta poco. Basta pochissimo. Basta poco e sì. Le cose si possono fare, si possono. Vabbè. Domani che sta domani? Domani c'è qualcosa per. Dobbiamo venire a riprendere noi. No, domani no. No. C'è un'iniziativa di un candidato sindaco quindi, che ha mandato l'invito anche a me. Io in qualità di presidente sono disponibile per tutti quanti e sono obbligato ad ascoltare le loro proposte. Certo, tutti i candidati sindaci, prescindendo dal colore politico, è chiaro, essendo un'associazione di commercianti. Ma infatti l'esperienza nostra, io nell'associazione prima stavo alle pubbliche relazioni dove ho svolto egregiamente il mio compito, poi c'è stata da parte del vecchio presidente l'opportunità di candidarsi politicamente, quindi lo statuto c'era che se uno è il grande politico non c'è questa amministrazione, e lui ha fatto questa scelta e quindi naturalmente il direttivo ha consigliato me di passare alla presidenza e di svolgere leggermente questo tipo di lavoro, non da solo perché ho necessità o bisogno della gente che mi circonda. Bene, e allora abbiamo fatto una conoscenza più approfondita di questa associazione attività produttiva, abbiamo detto adesso saremo nel periodo di elezioni, quindi le proposte per l'anno... Non devono rimanere proposte, perché io come stavo dicendo una riunione dove il comune mi invita, c'era stata fatta una programmazione 2014, se non ricordo male, 2017, dove delle cose che sono state programmate, dove io sottolineavo di tante cose belle scritte, che se ne facesse almeno un paio. Si parlava di abbellimento del centro storico, di dare incentivi, così intendo per incentivi. Se un sindaco di me dice venite a dormire da me, che non vi faccio pagare alcune tasse, se lo fanno a me, penso che si potranno fare anche in questo paese. Le regole vengono fatte e vengono rispettate da tutti. Si potrebbe fare qualsiasi cosa. Come dico sempre, discutiamo, sediamoci un tavolo e discutiamo. Noi non imponiamo niente, vogliamo discutere, vogliamo raggiungere gli obiettivi. Ecco perché, associazione attività produttiva. Quindi diciamo ai commercianti, basta piangervi addosso. Basta piangervi. Bisogna invece darsi da fare. Darsi da fare. Darsi impegnarsi, da fare. Basta, molte volte basta poco per basta rendere pochissimo. Mola più bella, perché già Mola è un bel paese. A me piace Mola, ma lo dico sempre, è un bel paese sia perché come siamo collocati vicino a Bari, non siamo città, ma nello stesso tempo non siamo
distanti dalla città, abbiamo il mare, abbiamo un fronte mare che bello, Mola è bella, abbiamo una piazza bellissima che tutti i paesi... Metropoli Bari, la gente vive a Bari, perché non dare la possibilità, ci stanno tanti, tante cose da fare, un piano abitativo in maniera tale che se il barese ci invece di stare nella metropoli ci deve andare a vivere a Mola, le strade sono quelle che sono, la comunicazione, la viabilità è ottima, quindi ci vado a vivere a Mola, un bel paese tranquillo e tutto il resto, quindi incentiva anche le costruzioni in maniera tale che la gente ci viene a Mola e vivere a Mola. Bene, speriamo, e speriamo anche che i commercianti diano una mano a noi come televisione, che noi ci sforziamo, aiutiamo tutti, ma ogni mattina ogni mattina lo mettiamo il buongiorno. Ah, mette il buongiorno, che i commercianti diano una mano anche a noi e noi diamo una mano. E noi diamo una mano, ai commercianti. Noi diamo una mano ai commercianti e a Mola. Fra le tante cose, abbiamo nel 2007, voi immaginate, come allora c'era Telemola, ci inventammo questa prima Allora c'era Telemola, ma noi abbiamo anche registrato Telemola. La prima sagra della Rapa, cioè facemmo una gara fra casalinghe e molese con piatti a base di rape, fu un bel successo e quindi abbiamo pensato di riproporre quest'anno questa iniziativa, proprio perché vogliamo fare qualcosa, cioè dobbiamo movimentare. Bisogna muoversi. No. Quindi la seconda sagra della Rapa che si terrà martedì 10 marzo con inizio alle 20:30 presso la taverna Angioina, quindi a Lungaraporto. Quindi le casalinghe, voi che sapete cucinare, se vi piacciono le rape e sapete fare un piatto a base di rape, bene, contattatemi e così potrete partecipare a questa gara. Peraltro ci saranno dei premi messi a disposizione dall'amministrazione comunale che ci ha dato il patrocinio e quindi potremo nominare la cuoca più brava in un piatto a base di rape. Chiamate il 333-99-47-48-0 e in modo da potervi iscrivere a questa seconda edizione della Sagra della Rapa. Bene, Gianni, è stato un piacere, pure per me, invitato, avremo certo, sicuramente avremo modo di ritornare sull'argomento. Volevo soltanto ricordare che l'ultima intervista me l'hai fatta quando ero venuto dal Vietnam con una nave militare, addirittura. Sì, sì. Con Telemola, quindi sono stato uno che è andato per i profughi dal Vietnam quando ero più giovane. Ma guarda un po', adesso prendi i profughi che fanno che vola. Dobbiamo chiudere. Il servizio, Molesinodoro? Il Molesinodoro, stiamo già facendo le selezioni del Molesinodoro, ci sono già 13 bambini che si sono iscritti, però se c'è qualche bambino che sa cantare, il martedì alle 17:30 qui in sede, venite in sede, i genitori devono accompagnare i bambini e così potrete partecipare all'edizione, alla 15ª edizione del Molesinodoro. La via Giambattista Vico numero 24, che è la sede della televisione ma anche dell'associazione Rinnovamento per la Vita che promuove tutte queste cose. Grazie, buona serata, alla prossima. Farmacia Mangiolino, dottoressa Antonia, via Cesare Battisti 155 a Mola di Bari. Telefono 080 473 10 35. Mi fa piacere di rivedere costantemente. Analisi infanzia, dermocosmesi, fitoterapia, omeopatia protesica, sanitaria, celiachia, diabete. Fare l'amore. Farmacia Mangiolino, dottoressa Antonia, via Cesare Battisti 155 a Mola di Bari. Il telefono 080 473 10 35. Ma che piacere all'improvviso, accendo piano il tuo sorriso.